invece le icone popolavano tutta la schermata e diventavano qualcosa che sicuramente a momenti era pesante perché bisognava portarsi dietro troppe informazioni oltre quelle strettamente necessarie. E quindi avremo modo poi di esaminarle. Qui c'è un breve riassunto di come si effettua una modellazione architettonica, poi vedremo in una slide successiva la strutturale, comunque ve la illustro molto rapidamente perché è meglio poi vederla operativa. Comunque sostanzialmente potete partire da un inserimento che è sempre opzionale, nel senso che può essere anche si può partire anche direttamente nel nuovo ambiente, però normalmente, come vi dicevo prima, si dispone frequentemente di disegni già elaborati. Ecco, utilizzando questi disegni è possibile iniziare a inserire le entità architettoniche. Si definiranno poi i materiali e le sezioni aggiuntive. Stavolta le sezioni necessarie sono quelle di elementi strutturali che vanno definite a parte, che non si ricavano direttamente dal modello architettonico. Tutte quelle invece sono le sezioni dei muri trasversali, sono gestite in maniera automatica. Ecco, vi troverete dei comandi specializzati per la creazione delle pareti e con l'anteprima dei telai che si formano e si riadattano via via alle modifiche che state eseguendo durante la fase di modellazione geometrica. Sempre in questa fase si può eseguire l'assegnazione dei carichi sui solai e dal vento. Questo è un aspetto molto importante perché permetterà comunque di utilizzare questo inserimento di dati, che è fondamentale ovviamente proprio per l'analisi della struttura, anche qualora si debba riannullare il modello strutturale per fare delle variazioni architettoniche, il che come vedrete non vuol dire affatto perdere dati che già erano stati elaborati, perché ci permetterà appunto proprio di recuperare, di continuare a lavorare su questi inserimenti già effettuati. Poi vi sono tutti i comandi evoluti di gestione grafica che vedrete operativi. Ecco, la modellazione strutturale quindi si basa su un telaio equivalente che viene automaticamente creato dal modello architettonico e le due novità più importanti riguardo alla creazione del telaio riguardano il fatto che gli assi dei telai coincidono col baricentro delle strutture. Quindi questo tra l'altro dà più precisione al calcolo, ma soprattutto dà anche più precisione a tutti quegli aspetti come le caratteristiche di sollecitazione. Per esempio, pensiamo anche ai momenti che agiscono ortogonalmente alle pareti, che hanno bisogno in effetti di una descrizione geometricamente precisa di quello che avviene. In passato, soprattutto nell'utilizzo appunto di PCM e PCE, per semplificare una procedura che era alquanto complessa, si poteva fare anche l'unificazione sul piano verticale dei telai. E qui invece, sfruttando le nuove potenzialità grafiche, è stato possibile mantenere proprio la fedeltà con la posizione delle pareti. Vedrete comunque che ci sono proprietà modificabili appunto per i vari elementi strutturali, si parlerà poi delle combinazioni di carico sia elementari che quelle complessive, che sono gestite in un modo innovativo che riteniamo sarà molto utile proprio per la velocizzazione anche della preparazione dei dati. Infine poi vedrete vari strumenti come le query che permettono di interrogare la struttura sotto vari aspetti e quindi di filtrare e selezionare i gruppi di elementi che desidererete. Ecco, poi c'è la consultazione dei risultati, anche per questa c'è tutta una serie di comandi specializzati. Tra l'altro introduciamo per la prima volta un qualcosa che siamo orgogliosi di presentare ed è appunto la gestione 3D della curva push-over, che non è un effetto secondario, ma è proprio la ricerca di capire se queste curve, noi facciamo un'analisi non lineare, sono effettivamente rappresentative del comportamento strutturale. Come voi saprete, un limite della curva pushover è proprio il fatto che sono analisi di spinta condotte in una direzione, la direzione X di riferimento oppure la Y, e quindi poi si prendono i risultati nelle varie direzioni e si assumono come più sfavorevoli quelli rappresentativi della struttura complessiva. Ciò non toglie però che in effetti l'organismo è spaziale, è soggetto a momenti sorgenti, spesso, soprattutto quando ci sono piani rigidi. Quindi quella che noi facciamo come indagine di curva in una direzione, in realtà bisogna pensare che non è esattamente piana, perché proprio questo punto che si sposta nello spazio ha degli spostamenti anche nella direzione ortogonale, quindi è proprio come una linea che crescendo si muove anche fuori piano. Ecco, questo diagramma dà l'opportunità di vedere le curve sotto questa nuova prospettiva e quindi di capire se questa deflessione ortogonale è incidente in maniera rilevante. Non vi sono ancora degli studi sufficienti per poter dire quale sia la percentuale di spostamento ortogonale che rende il risultato meno attendibile dell'analisi condotta in una sola direzione.
Però questo magari potrebbe essere utilizzato anche come uno strumento di ricerca per calibrare questi aspetti. Oppure anche poi in prospettiva per uniformarsi al loro codice dove già si prevede la combinazione dei risultati nelle due direzioni, cosa che invece tuttora il decreto 2008 per l'analisi Bush-Hove non prevede, in quanto le analisi sono condotte separatamente per i diversi punti. Poi il programma viene completato da tutto un supporto all'attività di progettazione, tra cui soprattutto i video e poi anche documenti sia di ricerca che normativi che saranno accessibili dal software. Finisco qui con questa chiacchierata introduttiva, tanto al di là delle chiacchiere, quello che conta è vedere l'operatività in concreto. Mi prendo a presentare i colleghi che oggi sono relatori a questo convegno. Siamo orgogliosi di avere qui due giovani colleghi che presenteranno appunto i propri lavori e abbiamo l'ingegnere Alessio Francioso, lo presento brevemente. Dunque, si è laureato nel 2009 al Politecnico di Torino con una laurea specialistica in ingegneria edile su certificazione retrofit energetico di edifici scolastici, confronto tra metodi di calcolo e alcuni casi di studio. Laurea col massimo dei voti e lode. Ha avuto anche un'esperienza nei progetti Erasmus presso la Cardiff University del Regno Unito. E attualmente questa qualifica appunto di Master of Science in analisi e progettazione delle strutture antisismiche e presso il National Technical University di Atene in Grecia. La dottoressa ingegner Virginia Andreani, che interverrà più tardi, più avanti, con un lavoro sui loro codici che si raccorderà, come vedrete, anche al progetto di sviluppo che abbiamo sul software. Si è invece laureata appunto nel 2011 con una laurea specialistica in ingegneria edile e architettura riguardante la valutazione della vulnerabilità sismica della scuola primaria Silvio Zavatti in Civitanova Marche. La sua era stata una laurea col massimo dei voti e lode con encomio, ci teniamo a dirlo perché i giovani colleghi devono essere valorizzati anche ovviamente nelle loro capacità che sono dimostrate in concreto con il loro impegno. Attualmente collabora a progetti di ricerca con il professor Balducci dell'Università Politecnica delle Marche, della Facoltà di Ingegneria di Ancona, e riguardante proprio studi approfonditi sulle metodologie di analisi di vulnerabilità degli edifici in muratura. Ecco, quindi il programma del convegno penso lo conoscete già. Iniziamo ora con la parte che l'ingegner Francioso ci illustrerà sulla modellazione architettonica e strutturale attraverso la gestione evoluta di geometria, materiali, vincoli e carichi. Successivamente parleremo insieme sulla consultazione dei risultati. Seguirà poi l'intervento dell'ingegnere Andreani che ci rappresenterà appunto i primi risultati di una ricerca applicata commissionata dalla EDES, appunto riguardante il progresso che c'è nelle parti di calcolo verso gli orocodici. Una realtà con cui bisognerà sicuramente confrontarsi, se non subito, però a breve termine. E infine una sintesi appunto delle novità introdotte con possibilità per chi lo desidera di fare qualche intervento. Bene, allora io direi che a questo punto possiamo lasciare la parola all'ingegner Francioso, faccio una prima introduzione all'edificio che lui ci presenterà. È un edificio che molti di voi conoscono già perché faceva parte del tutorial di BCE. Perché abbiamo ripreso questo edificio? Perché non è un caso, insomma, quanto in una struttura non eccessivamente grande, quindi che ci permette di seguire bene i vari aspetti, contiene tutta una serie di particolarità che si trovano spesso nei casi concreti. Per esempio, i piani sfalsati, pareti abbastanza irregolari che non si corrispondono perfettamente nei prospetti e nelle parti interne, materiali diversi. E i solai a falda, perché anche questa è una parte di modellazione interessante, come vedete, per creare proprio le superfici inclinate di copertura. Questo è l'edificio, ripeto, alcuni di voi già l'avranno visto nel nostro tutorial. Qui, come vedete, è relativamente piccolo, però contiene già il nucleo di tanti aspetti che sono poi le difficoltà che si trovano quando si va a modellare casi concreti. Bene, lascio la parola allora all'ingegner Francioso, che vi saprà illustrare appunto questa parte di presentazione. Grazie. Buongiorno a tutti, vi ringrazio per la vostra partecipazione e ringrazio l'ingegner Pucci per avermi dato la possibilità di illustrarvi il nuovo BCM 2013. Partiamo subito con il lancio dell'applicazione.